Ben ritrovati, gentili amici del canale Gianluca Rossi TV, canale YouTube e del sito gianlucarossi.it. Sarà una giornata di video editoriali un po' particolari questa. Intanto siamo all'aeroporto di Modlin, sono al seguito del Brera Calcio, già perché anche il Brera Calcio, poi ne parleremo diffusamente col presidente, ha la sua Champions League. Ecco la squadra che è appena arrivata a Varsavia, affronterà questa sera la locale squadra, ma tra poco vi parlerò naturalmente di questa meravigliosa Champions League dei dilettanti. C'è una terza squadra di Milano, quindi dopo Inter e Milan, l'Inter ha pareggiato e il Milan ha perso, speriamo che loro questa sera qui a Varsavia alle 19:30 vincano. Ed eccoci con il presidente Alessandro Aleotti, i ragazzi del Brera, eccoli qui che difenderanno l'onore della città di Milano. Oh, potete anche far casino, non tantissimo. No, è la prima partita, ci troviamo in questo momento su un pullman che definirei storico. C'è Gesù Cristo dietro, veramente, dopo ve lo faccio. Vintage della squadra più alternativa di Polonia, che è lo Slide di Varsavia. Allora, presidente, il mio pubblico che sente parlare dell'Inter, che ha pareggiato in Champions, del Milan, che ha perso in Champions, della Juve e dell'Atalanta, che hanno vinto in Champions, cioè si chiederà: ma perché sei in Polonia, a Varsavia, e che cosa ci fa la terza squadra di Milano, il Brera Calcio, in Polonia, a Varsavia? Gioca la sua Champions, che si chiama Phoenix Trophy, ed è un campionato che, diciamo, esattamente col format della Champions, quindi le squadre vanno in trasferta in altri paesi europei e ricevono altre squadre europee in casa per giocare una Champions di squadre assolutamente cult. Sono 8 club che giocano nella piramide calcistica dei loro paesi, tutto fra il sesto e l'ottavo livello, quindi non club professionistici. E cioè, qui siamo dilettanti. Qui siamo dilettanti, ma neanche dilettanti particolarmente forti, siamo dilettanti di medio livello. No, per dire, non, anche in Italia la Serie D, la quarta serie è dilettante, però insomma sono già. Ma voi giocate con il patrocinio dell'UEFA? La questo cosa è bella, un torneo ufficiale della UEFA, è stato riconosciuto dalla UEFA, prima edizione della Phoenix Cup. Ci sono, come ti dicevo, 8 squadre che rappresentano un po' i club di riferimento per quel dilettantismo di calcio romantico, insomma di calcio un po' alternativo rispetto al grande calcio professionistico, che ha comunque tantissimi fan, tantissimi cultori, sia in loco, vedrai stasera i polacchi saranno sicuramente tanti sugli spalti, ma anche sui social. Ecco, uno dei nostri club, che è lo United of Manchester, sui social ha 800.000 follower, cioè una cifra che in Italia hanno solo le squadre di Serie A. E sono calciatori dello United che non hanno condiviso la cessione del Manchester alla proprietà americana, come se io, che non condivido molto Suning, esatto, formassi una squadra di interisti dilettanti, che giochiamo portando in giro il nome dell'Inter. Uno è il Manchester, quindi inglese. Sì, ma la cosa strana però è che possono fare solo gli inglesi, è che se tu facessi questa cosa con i tuoi amici interisti sareste una cinquantina a giocare a pallone, pubblico, forse, e calciatori. Loro sono 5.000 tutte le settimane sugli spalti. Pazzesco. Hanno uno stadio di proprietà e sono una delle storie più belle che c'è nel calcio dilettantistico europeo. E noi andremo a trovarli, anzi verranno prima loro all'arena. Perché si gioca all'arena. Noi giochiamo le nostre partite in casa, l'arena, essendo la terza squadra di Milano, giustamente. Certo. Non litighiamo su quale è la prima, che per me è l'Inter, per altri è un'altra. Per alcuni siamo la seconda, nel senso che per gli interisti. E anche vicendevolmente per i milanisti. Certo. E le altre squadre sono. Allora, aspetta, Brera. Brera, poi United. C'è un'altra italiana, la Lodigiani, la storica Lodigiani. È la storica terza squadra di Roma, dove ha cominciato a giocare Totti, ha avuto grandi campioni. Hanno un impianto meraviglioso che è la Borghesiana a Roma. Sì, conosco. Andò in ritiro, no, ma non solo. L'Inter 90-91 che vinse la Coppa UEFA a Roma era di Trapattoni con Matteus,
Klinsmann, eccetera, era in ritiro alla Borghesia. E noi infatti abbiamo, diciamo, fatto cominciare ufficialmente il Phoenix Trophy a giugno con una conferenza stampa a Roma e una prima amichevole tra le due squadre italiane, il Brera e la Lodigiani, che si è conclusa con la sconfitta del Brera, ma questo è l'aspetto meno importante, ma comunque ha dato il via a questa fantastica avventura che in realtà ha avuto una eco anche impensabile, nel senso che l'altro giorno il Mundo ha scritto un paginone, il Mondo è uno dei principali giornali spagnoli. Lodigiani, Brera, Manchester, la squadra con cui giocate stasera, che è Slay di Varsavia, Slay, diciamola all'italiana, Slay, comunque la trovate. E poi nel nostro girone c'è il DUS di Amsterdam, che è la storica seconda squadra di Amsterdam in cui ha giocato Gullit, e loro hanno giocato, tra l'altro hanno vinto 7 campionati olandesi, poi a un certo punto sono falliti e invece di cercare di ricominciare a tornare in Serie A hanno detto no, giochiamo solo nei dilettanti e divertiamoci. Quindi due italiani, inglesi, polacchi, olandesi, poi spagnoli, gli spagnoli di Valencia, il Cuenca Mestalistes di Valencia, squadra il cui presidente onorario è Mario Kempes, che è stato una star a Valencia, e loro rappresentano un quartiere particolare di Valencia, un po' come noi Brera a Milano, e però in cui tutte le persone del quartiere sono socie del club, che è quindi una cosa assolutamente unica. Meraviglioso. Poi ci una sono squadra della Repubblica Ceca, i Raptors di Praga, che hanno inaugurato vincendo la prima partita ad Amburgo contro il Falke di Amburgo, che è... tedeschi, ci sono pure i tedeschi. Sì, ci sono anche i tedeschi non mancano mai, e sono anche quella una squadra ricostruita dai tifosi della squadra di Amburgo quando il direttivo dell'Amburgo estromise il rappresentante dei tifosi dal consiglio di sorveglianza. Allora lui dice, non ci volete e noi ci facciamo la nostra squadra. Ma la cosa bellissima è lo spirito, perché allora le 8 squadre, credo che le abbiamo dette tutte, sì, mi pare. Tutto, sì. Le 8 squadre sono divise in 2 gironi da 4, il girone del Brera, girone presidente del Brera, ai polacchi, i polacchi, gli inglesi e gli olandesi. Dopodiché si fa in questa cosa sotto leggi da UEFA, partita di andata e ritorno, quindi le squadre del girone del Brera verranno all'Arena. Poi in base alle due graduatorie finali si va tutti a Rimini in un 3 giorni alla fine di maggio, e lì ci sono le partite che decidono la classifica finale, cioè le prime due dei due gironi si scontrano per la finalissima, poi c'è la seconda per fino terzo a settimo posto. Ecco, la cosa bella non è che come nella Champions dei professionisti uno tipo, gioca due partite tipo, e poi se ne va, tipo l'Inter, no? Arriva ultima in girone e va a casa, o magari il Milan, qui, quest'anno, non so. Giochiamo, qua invece tutte, tutti rivengono riconvocati perché facciamo anche la classifica settima, esatto. E dopo la partita si beve, si mangia. Esatto. Anche perché lo spirito di questo torneo, ben simbolizzato dal suo slogan, che è Friends Not Money, cioè amici non per soldi, fa sì che un po' il format di tutte le partite, come tu hai visto anche oggi a Varsavia, sia molto amichevole, cioè la squadra avversaria ti viene a prendere all'aeroporto, esatto. Ti organizza la giornata, ti ospita. Guardate i ragazzi, io ringrazio Enrico che sta facendo delle riprese meravigliose, malgrado insomma anche le strade adesso dall'aeroporto al centro città siano un pochino sconnesse, e comunque il Brera insomma è pronto a scendere in campo. E vorrei anche precisare, così poi chiudiamo, se no lui mi uccide mentre sta facendo le riprese, che questa è una squadra multinazionale, perché io ho visto un gambiano, un camerunese, Angelo che è qua vicino a me, è dell'Ecuador, eccolo qui. Poi abbiamo persino un calabrese. Stavo scherzando, non so che. Karim egiziano, guardate, Karim egiziano. L'allenatore è brasiliano. L'allenatore è come sempre. Perché, Alfredo è venezuelano. Poi abbiamo. C'è uno di Salerno, un colombiano e un boliviano. Poi c'è il mago Valdivia. Esatto. È un boliviano. Poi Vitale di Battipaglia. Sì, poi ci sono. Anche certamente. I milanesi. Cioè, di Milano siamo io e te. Esatto. Tra l'altro, io sono romagnolo, tu non sei.
sei l'unico milanese. L'unico milanese al seguito del Brera, tra l'altro. Insieme a mio figlio, che essendo nato a Milano, possiamo dire. Tra l'altro, la mia prima casa, anzi, la mia seconda era anche in via... Marchetti è milanese. Beh, meno male. Marchetti di Porta Romana, sì, sì, inquadratelo. E io ho Porta abitato Venezia. Da ragazzo in via Solferino. Ah, quindi ero proprio boom. Brera mi è caduto addosso. Brera nel cuore. Brera nel cuore. Ragazzi, allora vi relazionerò nei prossimi video editoriali. Presidente, calcio d'inizio alle 7:30. Calcio d'inizio alle 7:30 in uno stadio dal nome impronunciabile. E soprattutto diretta sul canale Phoenix Trophy TV, su, che trovate su YouTube, alle 7:30. Collegatevi per la telecronaca. Sì, io darò un paio di commenti tecnici sui ragazzi. Insieme al nostro Riccardo, il nostro Gianluca Rossi. Farà intranezzato dal telecronista polacco. Sì, la cosa divertente è che c'è metà il polacco e metà, quindi possiamo dire tutte le parolacce che vogliamo. Sì. No, stavo scherzando. Non perdete questo appuntamento, poi ci sentiamo con le cose di Inter, di Brera e di tutto. Ma in questi due giorni, ragazzi, sono del Brera. Forza Brera! Ale, dai! Ciao,